Buongiorno Schillati! Oggi facciamo una roba super trendy, cioè tre ricette con le zucchine, che sono nell'ordine una salsa per la pasta che io considero salvavita perché la faccio una volta alla settimana, una insalata con le zucchine crude e degli involtini con le zucchine grigliate. Quindi adesso sigla e iniziamo! Prima ricetta ci serve zucchinone, delle carote, delle cipolle, olio, sale e pepe. La prima cosa, andate ad accendere una padella con il vostro olio mentre tagliate la verdura a tocchetti. Schillati, ciotolina, una con le cipolle e le carote e una con le zucchine più o meno di queste dimensioni. Passiamo di là, la padella è calda e andiamo a scaldare l'olio. Allora, per prima cosa indoriamo la nostra verdurina qui, abbassiamo leggermente il fuoco e già abbiamo una prima salatura. Dopo un paio di minuti andiamo ad aggiungere le zucchine. E poi mettiamo un coperchio e le abbandoniamo a fuoco dolce a loro destino una ventina di minuti. Io non ho aggiunto l'acqua a questo punto perché normalmente le zucchine ne hanno abbastanza. Ne ho presa un po' qui, fra 10 minuti guardo in modo che non si attacchi, nel caso serva, normalmente non serve. Nel frattempo torniamo al nostro tavolo, do una pulita e vi faccio vedere la prossima ricetta. Per la nostra seconda ricetta ci servono delle zucchine grigliate. Se non sapete farle, vi metto i link su come grigliare le zucchine al forno. Poi ci serve del formaggio fresco spalmabile, tipo questo, dei pinoli, del basilico e la scorza di un limone. La cosa è semplicissima, basta mettere il formaggio qui dentro, aggiungere la scorza del limone che rimane sempre attaccata, eh? Due o tre pinoli. Un po' di basilico tritato ma tritato grossolano, giusto per far scaturire il profumo del basilico. E poi diamo una rimestata. Ok, salsina, zucchina, adesso vediamo come fare, prendo un cucchiaino,
cucchiaino, l'andate a spalmare sulla vostra zucchina. Poco, non molto, perché poi la vogliamo arrotolare. E presentare così. Visto? Semplicissimo, meno di un minuto è fatto. Adesso io ne faccio due o tre e questa è una cosa da servire per un aperitivino con un prosecchino sul balconcino, cose di questo tipo. Questo, ragazzi, è il risultato. Ci ho messo più o meno 5 minuti a farla. Mangiati, saranno mangiati cosa in 15 secondi, più o meno. Adesso li metto via prima che tutti gli assistenti alla produzione oggi se li finiscano e li assaggiamo alla fine insieme al resto. Mentre le nostre verdure qua dietro stanno finendo di cuocersi, facciamo l'ultima cosa che è l'insalata. Con le zucchine crude. Per fare questa insalata io ho preso delle zucchine chiare perché ho letto da qualche parte che più sono chiare la pelle, meno sono amare. Ci servo, oltre alla zucchina, del parmigiano, della menta e un po' di succo di limone che lo metto alla fine. Sale e pepe a piacere. Prendiamo la nostra zucchina, la tagliamo senza tagliarci. E va fatta in fettine sottili, sottili, sottili. Quindi io provo con questa mandolina qui, se va bene. Altrimenti va bene anche con un coltello, ma è da fare sottile, sottile. Eccoci, questa è la sottilezza o la sottigliezza. Che bisogna avere. Le mettiamo qui dentro. Se avete una mandolina che taglia di più, sono anche un po' più belline da vedere. La mia è un po' vecchia, bisogna che me ne prenda una nuova. Prendiamo il nostro limone e mettiamo un po' di succo, ma non tanto, proprio un attimino perché non si, ecco, evitando di fare come me, di schizzare ovunque. Perché mantengano il colore. Ok? Poi facciamo esattamente la stessa cosa con il parmigiano. Ne prendiamo un pezzetto, qua togliamo tutti i rimasugli e andiamo con la stessa mandolina a cercare di avere la stessa consistenza anche per il parmigiano. Quindi bello sottile. Adesso le quantità non ve le sto a dire. Avete visto più o meno, è sempre una questione di gusto. L'ultimo pezzo ve lo mangiate perché altrimenti vi rompete le dita, vi rompete, vi tagliate. L'andiamo ad aggiungere. E poi a me piace mettere un po' di menta e quindi metto la menta proprio a foglie intere, così. Come se non ci fosse un domani. Anche qui a gusto e a piacere, perché la menta può piacere o non piacere. E poi una ravanata di olio d'oliva. Io oggi ho questo olio di oliva qui, che lo fa un mio amico. Poi vi linko anche nella descrizione un video suo. Ovviamente per le insalate a crudo, non so se avete visto, io ho l'olio quello per cucinare che è quello del supermercato. Quando si va a fare un'insalata a crudo, magari 2 euro investiamoli per un olio buono. Ok. E adesso basta provare un attimo per vedere se dobbiamo aggiungere del sale, che mi sa di sì. Tanto aggiungiamo un pochino di sale. Non tantissimo perché abbiamo già il parmigiano dentro. Questa me la faceva sempre la mia mamma quando tornavo da scuola. E l'assaggio, eh?
Molto buono, punto di acidità perfetto. Anche questa la mettiamo via e andiamo a controllare, le nostre verdure dovrebbero aver finito a questo punto. Ok, vedete, io non ho aggiunto acqua perché è tutta l'acqua della verdura, così il sapore rimane di più. Questa è la consistenza che dovete avere, non devono essere sfattissime, perché adesso le andiamo a mixare. Non vi faccio vedere il mixaggio, comunque lo sapete, no? Con il mixer a immersione. E questo diventerà un perfetto sugo per la pasta. Volendo, potete aggiungere a questo punto, a fine cottura, anche un po' di basilico, se volete dargli, senza bruciarvi, un tocco in più. Io lo lascio così. Una volta mixata, questo è il nostro risultato finale. Una bella quantità di salsa per 4-5 persone con la pasta. La ricetta, ragazzi, sembra omogenizzato per bambini, perché è così. Io questa l'ho inventata quando facevo gli omogenizzati per i miei figli e continuano a mangiarla. Adesso l'assaggio. E a me fa impazzire perché si riescono a sentire ancora i sapori delle tre verdure perché hanno cotto nel loro fluido ed ha quel sapore un po' dolce della zucchina e della carota che controbilancia, non della zucchina, della cipolla e della carota, che controbilancia quella della zucchina. Provatelo perché è semplicissimo e piace a tutti. Poi andiamo a assaggiare questa. Va la menta, un po' di menta. Anche questa, ragazzi, un contorno semplicissimo per l'estate, super fresco, con la menta, col limone. E non abbiate paura della zucchina cruda, perché la zucchina cruda si mangia bene. Ha solamente un po' più sapore del cetriolo, che voglio dire, non è una cosa sbagliata in sé. And now, last but not least, andiamo a sentire questi. Questo è spettacolare, e questo senti proprio il limone, poi mordi dentro il pinolo, quindi è un po' di crunchiness. C'è un po' più di lavoro da fare perché dovete grigliare le verdure, però vi consiglio veramente fatelo perché è buonissimo. Detto questo, e avendovi lasciato un po' di ispirazione su cosa fare con le zucchine, vi invito ad abbonarvi se non l'avete fatto, campanellina, social, bla bla bla, e di passare una bellissima giornata. Ciao!